Il ciclismo e la campagna, storia di un rapporto bellissimo, intenso, lontano nel tempo, come lo fu quella prima edizione della Coppa Caivano nel 1910, classica del pedale che un ventennio dopo valse all'Arco Guerra la conquista della maglia tricolore di campione d'Italia professionisti al termine di una lunga fuga con Angelo Rinaldi. Hanno provato gli organizzatori della Boys Caivanese a ripristinarne il fascino lo scorso anno, senza tuttavia riuscirci. Troppe le difficoltà, onerosi gli ingaggi e le spese per le squadre provenienti da tutta Italia. Il proposito recente di riscrivere la storia aggiornandola è oggi di Silvia Gazzola, che dal velodromo Vincenzo Capone di Marcianise farà partire il Giro della Campania Under 23. Tre tappe, il 5, il 6 e il 7 giugno, per restituire alla nostra terra l'internazionalità che un tempo era di casa. Nell'albo d'oro della manifestazione che organizzava Il Mattino, fatta di 56 storici arrivi, figurano alcuni dei più grandi campioni di sempre. Gino Bartali la spuntò all'Arenaccia due volte, nel 40 e nel 45, l'Airone di Castellania, Fausto Coppi mise in fila con epiche imprese le edizioni del 54 e del 55 e poi ancora Vito Taccone nel 1964, Italo Zilioli nel 68, la doppietta di Giuseppe Saronni 1978 e 1980, quella di Francesco Moser 82-83 ad anticipare il successo del fiammingo volante Roger De Vlaeminck datato 1984. Dopo una pausa di 7 anni il Giro della Campania scandì ancora due colpi nel 2000 e nel 2001 con i sorrisi di Dario Frigo e del russo Dmitry Konishev, prima di sparire dal calendario internazionale che fino a quel momento ne aveva fatto tappa fissa. Che bello ritrovarti qui in Campania, ormai anche la tua terra, su Francesco, possiamo dirlo. Ma ci venivamo tanto anche quando c'erano le corse o col giro, con la Tirreno Adriatico o col giro di Campania, facevamo qualche circuito degli assi anche al tempo, che oggi non ci sono più. Ma quando hai vinto il Giro di Campania? Ho vinto nell'82 a Pompei, che venivamo dal Chiunzi. E io in cima al Chiunzi ho fatto la volata e mi sono levato di ruota tutti quelli che erano con me e ho fatto una discesa un po' esagerata. Che si diciamo. Dice che non si fa, ragazzi. E sono arrivato da solo a Pompei. E poi, credo che sia stato il 79... anche a Sorrento, quando facevamo prima un giro grande, poi si faceva i giri lì a Pico Sant'Angelo, sì. E si veniva giù e si arrivava a Sorrento, dopo mi pare che facevamo 5 giri nel finale. Bello, bella vittoria. Sì, ero arrivato da solo, sono caduto che pioveva nelle ultime curve perché lì la strada è scivolosa. Sono andato a terra piano perché si andava piano perché non era possibile andare a porto. Sono caduto lo stesso, ma dopo mi sono rialzato e sono arrivato. Senti Francesco, ma il Giro d'Italia e il ciclismo tutto hanno capito che non si può non passare da Napoli, perché l'arrivo degli ultimi anni lì sul lungomare è qualcosa di bellissimo, è vero o no? No, è una tappa, diciamo, per velocisti in genere, sì. Cioè, anche se ci sono dei bei strappi là, quando si va verso Pozzuoli di là. Bacoli. E comunque normalmente si arriva in volata, quest'anno hanno preso proprio all'ultimo quelli che si erano sganciati. E Napoli comunque è sempre stato una bella tappa, siamo arrivati anche in passato. E arrivavamo con i primi giri di campagna, qua poi dopo hanno cambiato tutti i percorsi perché arrivare a Napoli è abbastanza difficile. Sai che ho sentito il mio grande amico Italo Zilioli e gli ho detto: guarda Francesco, perché Italo era in camera con Eddie Merckx quando correva, e ha detto: sai che io ho sentito Francesco dire che Pogacar è già più forte di Merckx. Io ho corso con Merckx e Merckx era forte perché aveva anche la squadra forte, anche se Pogacar era anche più forte, diciamo, perché conta molto la squadra per preparare gli attacchi e tutto. Però per me vince più facilmente Pogacar di Merckx, perché tu lo vedi che arriva, sembra che sia andato a farsi un allenamento. Merckx arrivava affaticato, si vedeva che aveva la faccia affaticata quando arrivava.
Invece questo pare che sia andato a fare allenamento. Però ti faccio una domanda, ora non avremo mai la controprova, ma io prendo Mosè, Francesco Mosè, e lo metto sulla bici di oggi che è come una lama, e gli faccio fare la cura dell'alimentazione, di ogni particolare, gli tolgo 70, 80, anche 100 km a tappo o corsa, per me Mosè fa la stessa cosa. Poi non ma so. È difficile fare questi paragoni, perché non si può mai dire, perché non avremo mai la riprova, perciò guardiamo quello che c'è oggi, abbiamo guardato quello che facevamo noi, ma i paragoni a distanza sono impossibili. Vabbè, questi sono i campioni di oggi, va. Oggi corrono così e diciamo che anche gli avversari hanno più o meno le stesse cose di che Pogačar, perché tutti oggi le squadre Pro Tour spendono milioni di euro e non è che possono permettersi di perdere una corsa, perché a noi, quando correvamo noi, ai gregari mettevamo le gomme usate, noi mettevamo quelle nuove, perché bisognava risparmiare. Adesso tutti hanno il meglio del meglio. È vero, ognuno. Voi dovevate scendere dalle brande per dormire a terra. Quando... No, ma noi, mi ricordo che non andavamo negli alberghi a 4 stelle e certe volte mettevamo il materasso in terra perché magari se era troppo... perché si veniva mal di schiena a dormireci dentro, era tutto un altro vivere. Le finalità di questa serata sono presentare i progetti per il 2025, un calendario ricco di gare e di attività per questo territorio. Bene. Sì, abbiamo anche una novità, la nuova associazione avrà un nuovo team e il team sarà suddiviso tra maschietti e femminucce. Abbiamo con piacere qua Mara Mosole, che è il presidente onorario dell'associazione di cui sono presidente io, appunto, e sarà il leader del team rosa. Allora la incontro. Ciao Mara. Sì, io sono molto allenata perché ho sempre lavorato poco e ho sempre pedalato tanto, quindi ho fatto un po' di esperienza che posso, spero, che, di darne consigli a tutte quelle ragazze che vogliono pedalare, che non hanno paura, che non hanno coraggio, che dico dai, vieni con me e andiamo. Beh, queste due trevigiane in trasferta in terra campana. Oioioi, sono dolori. Quando ci vedono in giro fa chissà mai cosa combinate. Noi col sorriso li incantiamo e poi chissà, sorprese. Ti hanno sempre detto che le donne quando lavorano, lavorano sul serio, non fanno finta. Bene, quindi ti godi la nostra terra? Sì, anche perché è molto più caldo che su al nord e c'è il mare a portata di mano. Ho qui con me il presidente Cutolo, che il quale comunque mi ha supportato in tutta, dall'inizio dell'anno, insomma, in questa avventura, e io ne sono grata. Ho perso la voce, ma ho trovato un team di donne eccezionale. E mi fa piacere averla persa per loro. Quando ho conosciuto Silvia ho detto Madonna Santa, questa è qui, secondo me il Vesuvio ha fatto in modo che anche lei diventasse un vulcano. Parlò di questo progetto, disse un progetto ambizioso, chissà. Stasera invece, anzi nel corso dei 7-8 mesi, ho capito che non si sarebbe fermata di fronte a nessun ostacolo. Quando ho saputo chi collaborava con lei, adesso ho smesso di parlare con Stefania, ho capito che la cosa si realizzerà. Quindi il Giro della Campania Under 23 diventerà un fiore all'occhiello della nostra programmazione, che spero vada avanti. Nel velodromo che mi sta tanto a cuore, velodromo, anzi stasera, se ve lo dici tu dopo, ho sentito Domenico Zinzi ieri e diceva che lui è contentissimo di tutto. Ricordava quando insieme portammo tantissimi soldini per ricostruirlo da capo. Mi auguro che con loro riesca a rinascere anche l'attività, che decisamente è un po' ferma. In Turaina affianca Bugno, parte Bugno in testa, attacco di Indurain nella scia di Bugno si volta, controlla la corsa e Bugno alza forse le braccia, un altitempo, ma Bugno è campione del mondo.
Gianni, allora la Campania torna protagonista con queste belle iniziative? Sicuramente sì, si ritorna a parlare di Giro di Campania, si torna a parlare di ciclismo, si torna a parlare di movimento che sicuramente aiuterà la Campania a far conoscere le bellezze del suo territorio, cosa che per un po' di tempo non è stata possibile farlo. Forse questo grazie anche a Giro, che è tornato in queste terre da 3 anni e penso probabilmente anche l'anno prossimo. Con questo ulteriore giro Campania si farà rivedere. Bene, senti Gianni, che ricordi hai tu legati alla Campania da ciclista? Allora, ricordo sempre il Giro di Campania, le grandi corse, le corse a tappe che abbiamo fatto qua, come il Giro d'Italia, dove si arrivava qua, dove c'era sempre una folla immensa di gente che ti accoglieva durante il percorso. Pogacar, il fenomeno che passiamo da una cosa all'altra, è veramente fuori portata, cioè ha un altro motore rispetto a tanti altri campioni con i quali si misura, rispetto ai dualismi che caratterizzavano anche la tua epoca e gli anni prima. Ma diciamo che quello che ho fatto vedere quest'anno sicuramente sì, ha dimostrato di essere più forte, il più forte su tutti i campi, ha fatto tante vittorie, poche corse, quindi ha saputo centrare sempre l'obiettivo. Quando è scattato ha sempre dettato, è sempre andato via, ha fatto fughe a lunga gittata, ha sempre vinto, anzi di più, quindi penso che sia stato il più forte e l'anno prossimo sarà sempre l'avversario numero uno da battere, se ci riusciranno. Ogni epoca ha i suoi campioni, no? Così come succedeva ai tuoi anni, così come era successo prima. Qui stiamo andando veramente verso la perfezione. Le biciclette che sono delle lame, l'alimentazione, la cura. Qua è tutto curato al minimo particolare. Diciamo che Pogacar in questo momento è il più forte e grazie anche ai mezzi che ci sono oggi la differenza è netta. Perché l'Italia è così indietro? Perché è un periodo così, è un'onda diciamo bassa adesso e dobbiamo riprenderci. Abbiamo dei giovani talenti che stanno, dei giovani sia under 23 che elite appena passati, che sono andati in squadre straniere dove spero che gli diano lo spazio per poter emergere. L'ultimissima, ti sarebbe piaciuto correre oggi? Sì, perché a me piaceva correre in bicicletta e quindi avevo corso anche oggi in bicicletta perché mi piaceva. Volata finale del campionato del mondo, vedete sulla sinistra Perini che sta lanciando lo sprint di Gianni Bugno, mentre c'è Chave al centro, i francesi e Bernard, poi Perini, poi c'è Bugno, poi c'è Bruinel, l'arrivo in leggera salita, Perini alla grande sta conducendo lo sprint per Gianni Bugno, testa a testa tra Bugno e domenica bella come poche altre, partecipata da un'intera cittadinanza che ha finalmente goduto dello sport e delle sue molteplici finalità. L'agonismo certo della seconda edizione di Cursoriam nelle pedalate veloci dei giovanissimi che si sono dati battaglia su un anello di 1 chilometro da ripetere più volte in base al protocollo previsto dalle diverse batterie da G1 a G6. Ma Pompei e la sua storia si sono letteralmente fuse con l'idea stupenda degli organizzatori, uomini e donne, genitori e dirigenti del Team Bike Vesuvio, che in sinergia con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio hanno inteso esaltare i concetti stessi di sicurezza stradale e di inclusione.
Ne è venuto fuori un pomeriggio straordinario, allietato anche dalle tenui temperature autunnali. A far da cornice con la propria presenza sono stati i soci della cooperativa Il Tulipano, che dal 2007 portano avanti attività per e con persone con autismo e le loro famiglie. Bellissima ad esempio la Hug Bike, bicicletta degli abbracci, un tandem unico al mondo che, per la sua particolare postura e lo speciale manubrio allungato, permette al conducente di sedere dietro abbracciando e mettendo in sicurezza il passeggero che siede davanti. Questo prototipo di bici ne permette l'utilizzo alle persone con autismo, con disabilità intellettivo-relazionali, sindrome di Down, non vedenti o ipovedenti, e persone con altre disabilità, garantendo loro la sensazione di controllarla. E veniamo alla cronaca delle gare. La categoria G1, aperta a bambini di 7 anni, ha completato 3 giri e a vincere con passo deciso è stato Vito Carrano, Amici Superski, abile a precedere sul traguardo Pietro Di Meglio e Lorenzo Ruggiero. Michele Cesarano del team Andrea Esposito ha invece vinto nella mountain bike. Il team bike moiano dell'attivissimo Giovanni Morzillo ha fatto la voce grossa nella batteria dei G2, dove il piccolo Ivan Iaquinto non ha lasciato scampo agli avversari, dominando dall'inizio alla fine i 5 giri previsti. Alle sue spalle il compagno di squadra Saverio Maria Gaudino e Pasquale Sannino, Mary Jane Sweet Angel, che allo sprint ha anticipato Domenico Massaro, impedendo al moiano la tripletta. Tra le ragazze, grande prestazione di Beatrice Cirillo del team Giuseppe Bike, quinta assoluta, mentre Leonardo Contaldi del team Andrea Esposito ha vinto nella mountain bike. 7 i giri percorsi dai G3 e vittoria di Josué Zito, portacolori della Mary Jane Sweet Angel, posto d'onore per Leonardo Giannatiempo e podio completato da Domenico Massaro del team bike moiano. Tra le ragazze, successo di Benedetta Vitale, Flessofab, sull'ischitana Melissa Scotto da Busco. I bambini di 10 anni hanno gareggiato tra i G4, completando 10 giri dell'anello pompeiano con asfalto molto ben curato. Lo spunto buono qui è stato quello dell'ottimo Gennaro Di Lena del team Cesaro Franco Ballerini, che non ha lasciato scampo ai pur bravi compagni di squadra del team Giuseppe Bike, Giovanni Sicignano e Giuseppe Scarfato. Teresa Morretta ha vinto tra le ragazzine, mentre Pasquale Vitiello ha regolato nella mountain bike i compagni di club Franco Contaldi e Giuseppe Cropano. Strategia e tatticismo hanno caratterizzato le ultime due batterie. I G5 hanno percorso 13 giri e il team Cesaro Franco Ballerini ha piazzato il colpo grosso con l'ottimo Michael Fiorillo, arrivato da solo sul traguardo. Stefano Izzo ha fatto sua la volata per il secondo posto, battendo Francesco Pio Piteo e Salvatore Vallefuoco. Ottava assoluta e prima tra le femminucce Martina Massa, con Andrea Milo ed Enza Amelia Cardaropoli vittoriosi nella mountain bike. Chiusura con i 12enni, che hanno reso bellissimi 18 giri della batteria G6. Il team Cesaro Franco Ballerini ha improntato, su indicazioni del direttore sportivo Aurelio Cesaro, una strategia di gara impeccabile, definendo a 6 km dall'arrivo il tandem composto da Vincenzo Vito e Alessandro Cesaro. Proprio quest'ultimo alla fine ha festeggiato la vittoria in un fortissimo abbraccio ideale con il compagno di squadra. La volata per il podio ha premiato Luigi De Vito, Mary Jane Sweet Angel, sulla fortissima Emanuela Sferragatta e Giovanni Niccolò Coletta, figlio dell'ex professionista laziale Gianluca, entrambi del team Cesaro. La società casertana ha trionfato a Pompei per la 23esima volta su 24 eventi stagionali, con 27 punti, 10 in più rispetto ad Amici Superski. A seguire nella particolare classifica team bike moiano, team Giuseppe Bike, team cicli Scotto Ischia e Flessofab. Impeccabile l'organizzazione del team bike Vesuvio, con il presidente Domenico Vitiello che pubblicamente ha espresso soddisfazione e ringraziamenti al direttore sportivo Andrea De Felice e all'infaticabile allenatrice di tanti aspiranti pedalatori Antonietta Farina, con loro genitori che per passione non lesinano sacrifici, dispensando sorrisi. Lo scopo nostro, no, di quello di fare bici poi a una certa età amatore, è vedere veramente la gioia negli occhi dei bambini, ma la cosa più bella che io ho visto oggi è che questi ragazzi, dopo aver fatto la gara, si sono messi sulle giostrine, continuavano a giocare. Forse abbiamo colto quello che era lo spirito delle gare giovanili: farli divertire. Bravo! Bravo! Il momento più emozionante è stato quando, è inutile dirlo, quando ho vinto la prima corsa e l'unica da professionista. La sixième étape longue de 184 km conduit à Vaduze. Son principal obstacle, le Luc Magnier. Junkermann est toujours le meilleur coureur. Il gagnera le Grand Prix général de la montagne. Durante il percorso,
c'è stato un tifoso che ha gridato il mio nome. A lei Gigi, ci vediamo all'arrivo. Dans les Grisons, il ne se produit rien de marquant. Puis, après quart, quatre coureurs prennent l'offensive. E ricordandomi queste parole, ho sprintato e ho vinto la corsa. E poi veramente l'ho visto questo signore qua e ci siamo messi a raccontare tutte le avventure del nostro paese, perché tra parentesi poi lo conoscevo. Ho detto questa vittoria la dedico a Calvi Risorta, che poi sarebbe il mio paese. E a Vaduz, capitale di Liechtenstein, c'è la vittoria dell'italiano Mele. C'è anche l'altra parte della medaglia, e cioè quando sono andato a fare il Giro di Francia e già nella prima tappa sono caduto e mi sono dovuto ritirare. Questa invece è la corsa più brutta che io ricordo. Ma in mancanza d'altro vince un gregario di Hank Till, il tedesco Altig. Si incaricherà il gruppo poco dopo di portare il divo Jacques all'apoteosi milanese. Il ciclismo italiano nell'ultima tappa deve accontentarsi del secondo posto di Mele della Gazzola. Ma i giri d'onore spettano al puro sangue francese. Non è dunque riuscito il terzo colpo a Balmamion e i fiori sono tutti per Madame Janine. Eravamo alla tappa che si partiva da... Ebbene, non so, però si passava a Calvi Risorta, che era il paese di Gigi Mele, no? E io con lui siamo stati sempre assieme, sia in allenamento che andando a correre, andavamo assieme. Allora, e lui arrivavamo, ragazzi, io mi fermo, andate piano perché... vi porto l'anguria, e lui si fermò, e io, ma per scherzo, non per, però mi si aumentare. Lui forse si fermò anche un po' troppo per salutare i paesani, quindi perse un po' di tempo, alla fine partì con st'anguria, però io avevo aumentato e lui non riusciva a raggiungere. A un certo punto buttò via l'anguria e rientrò. Quando rientrò, allora come, ma chi è stato che è lì? Poi quando l'ha detto, Balmamion, allora poi è venuto da me e dice, ma guarda che a me l'anguria non mi piace, poi faceva male i corridori. E allora ci siamo messi a ridere, finito in una risata, tutto così, perché era così. Sai qual è il guaio? Che purtroppo Gigi è 7 mesi che sono mancato, quello è molto triste.